Tanti auguri a te, dai! Dai, Sofia, esprimi un desiderio. Desiderio, auguri! Yeah! Ed eccoci pronti per preparare la torta di compleanno di Gabriele, il nostro tiramisù. Per questa ricetta io userò i pavesini al cioccolato e la Nutella. Non è un video sponsorizzato, ma se la Pavesi e la Ferrero volessero collaborare con noi, perché no, perché no? Allora, scherzo, ovviamente non ci guarderanno mai, però dico Nutella e pavesini. Potete sostituire con qualunque biscotto al cioccolato e qualunque crema alla nocciola. 200 ml di panna da montare, 750 g di mascarpone, 200 g di cioccolato fondente che andrà fuso, 2 cucchiai di cacao amaro, acqua quanto basta, adesso creeremo lo sciroppo, la bagna, dell'essenza di vaniglia. Cominciamo subito. Come prima cosa, come vedete qua il mio cioccolato è morbido perché ci sono 50 gradi all'ombra, ho già preparato un pentolino con dell'acqua calda, lo metto a fondere. Monto la panna e la metto in frigorifero. E poi lo zucchero. Lo zucchero potete decidere voi quanto metterne. Io ne ho qui 350 grammi, fate conto che è un dolce per 12 persone circa e quindi non è tantissimo, però potete sia aggiungere che togliere a seconda del vostro palato. Assaggiate le creme e decidete. Io metto metà dello zucchero, anzi poco meno della metà dello zucchero nella panna e comincio a montarla. È bella soda, fermatevi, fatela assaggiare a vostro figlio che vi dirà se è della dolcezza giusta. Sì, sì. È buona? È buona. La monto un altro pochino. Ok, quando è bella ferma la metto in frigorifero un attimino. Adesso prendiamo il mascarpone, versiamo il rimanente zucchero. Non l'ho messo tutto, non lo so, ad occhio mi sembra buono così. Un cucchiaio di essenza di vaniglia e incorporo lo zucchero e la vaniglia. Mi raccomando, tutti gli ingredienti vanno lavorati a freddo, appena tirati fuori dal frigorifero. Dopo aver montato il mascarpone, incorporiamo la panna. Tutta. E con una spatola amalgamiamo i due buonissimi ingredienti. La domanda è: ombretta, non avevi una ciotola più grande? La risposta è sì, ma dove sta il divertimento, ragazzi? Ok, una volta amalgamata bene questa squisita crema, che è una goduria pazzesca, mettiamola in frigorifero un pochino mentre noi prepariamo gli altri ingredienti. Adesso facciamo la seguente: dovete farlo con un pacco intero di pavesini, non un pacchetto, con una confezione intera. Io vi faccio vedere così in maniera sbrigativa il da farsi, ma già li ho preparati quasi tutti. Quindi pavesino, crema di nocciole, che nel mio caso, come vi ho detto, è Nutella, pavesino, e metto da parte un pacco di pavesini così. Vi basterà tranquillamente una Nutella piccola per fare tutto il lavoro. Eccoli qua tutti i miei pavesini soldatini farciti, e io su una teglia che avrò precedentemente foderato con il cacao che nel frattempo ho tirato fuori dal bagnomaria, sporco il margine della carta forno e comincio ad adagiare i pavesini uno accanto all'altro, facendoli poggiare sul cioccolato fuso.
Questa è la parte più complessa del dolce, che comunque potete del tutto evitare se decidete di fare il tiramisù per direttamente in pirofila. Potete mettere questi pavesini direttamente tra uno strato e l'altro di crema come un normalissimo tiramisù, diciamo così. Io ho voluto fare la torta perché, ovviamente, essendo il compleanno di Gabriele, mi piace di più presentarlo a mo' di mega cake. E voilà, su una teglia da 24 cm ci stanno 24 pavesini, perfetto. Per la base invece preparo un po' di bagna. Metto 2 cucchiai di cacao e un goccino d'acqua con una frusta amalgamo. E non vi ho detto la quantità dell'acqua perché la vedremo proprio ad occhio quando si creerà una cremina. Cremina molto liquida che lascerò amarissima proprio per compensare il dolce delle creme. Fatta la crema, la allungo perché deve essere la bagna questa, eh? Ok, 2 cucchiai di cacao e un bicchiere d'acqua. A questo punto, per la base, dovremo bagnare solamente il pavesino inferiore, ok? Quindi una bagnatina veloce e giù. Bagnatina veloce e giù. Perché solo quello inferiore? Perché quello superiore andrà a bagnarsi con la faccia. A questo punto assembliamo la nostra torta, prendiamo la nostra fluffosissima crema e versiamola dentro, tutta a freddo senza cottura, eh? Prendiamo i pavesini, io la faccio con un solo strato, ragazzi, perché qua non è che poi deve essere grassa. Ma poi, sì, mettiamoli così perché gli altri li abbiamo messi per colì. Adesso questo strato pucciatelo completamente così nel cioccolato amaro. Meraviglioso. Scusate il cambio di location, ma la luce ci ha abbandonati, approfittiamo di quella del balcone, quindi ricopriamo il tutto con la nostra bella crema. Copriamo ben bene e mettiamo in frigorifero per una notte intera. Infatti voi dovete farla il giorno prima di servirla, perché così la crema e il mascarpone rapprenderanno ben bene e poi domani spolverizziamo tutto con del buon cacao, quindi sformiamo la torta. Ma per questa parte della ricetta ci aggiorniamo a domani. Ed eccoci, è il grande giorno, il giorno del compleanno. Io posizionerei la tortiera direttamente qui, apro il cerchio e prego, voilà, sta, rimane ferma, evviva! Questo era un esperimento, ragazzi, il tiramisù per, non l'aveva fatto nessuno prima di oggi, credo, che bella, guardate, wow, che bella! Adesso la agghindiamo. Ho preso un nastrino col dorato, ma lo metto dopo. Con dei fogli di carta, dei semplicissimi fogli di carta, ho composto la scritta auguri e con del cacao amaro ricopro tutto. Rimuovo le letterine, posizioniamo il nastrino attorno. Come le faccio? Mettiamo l'età, guardate che belle candeline. Eleganza. Fa 3 anni? No. 35? 35.
bene, poi te le compro pure. E il nostro tirami super è bello e pronto per festeggiare Gabriele. Accendi le candeline, guardate come tiene la fetta e guardate come ruba la fetta. Vediamo, bellissima, bellissimo. Buon tiramisù a tutti e auguri Gabri. Ciao.